Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video in cui spacchettiamo insieme l'ordine Avon di Campagna 10. Allora, ecco qui il mio scatolone appena arrivato, l'ho ricevuto ieri, per cui ho detto giriamo questo video così. Faccio vedere alle ragazze le cose che ho preso. Stavolta però è un ordine che comprende anche delle cose che ho preso per una mia amica. Allora, come sempre, Avon mi inserisce nel, nel mio ordine i due cataloghi di campagna successiva. Allora, il catalogo di campagna 11 che è, trovo stupendo. Ho fatto un catalogo bellissimo dove ci sono già tantissime offerte. E eh, un catalogo di campagna 12 come lista Satta in copertina. Poi tutta una serie di eh, cataloghi così secondari con le offerte speciali per le presentatrici, insomma chi più ne ha più ne metta. Allora, li poggiamo qui per terra. Allora, io vi farei vedere subito eh, i prodotti che ha scelto la mia amica. C'erano veramente delle promozioni interessantissime sui profumi e quindi lei ha preso eh, questa offerta che prevedeva ben eh, tre flaconi da eh, 50 ml guardate del percive. questo è uno dei parfum quindi lei ha preso i tre flaconi di questo profumo e l'offerta era mi pare 30 euro 3. quindi secondo me super super vantaggiosa perché comunque si possono fare anche dei regali poi ha preso delle linee complete anche questi erano in offerta e questo veramente la prossima volta lo, lo voglio prendere pure io perché è un profumo di cui ho sentito parlare e, ed è uno diciamo dei pochi che io non ho ancora preso sto parlando del Pure Blanca che è questo profumo mm, di cui sinceramente non conosco le note olfattive perché non mi sono mai messa lì a cercare, a guardarle, però eh, già mh, diciamo da come si presenta la, la confezione, la boccettina che è completamente bianca, richiama comunque a qualcosa di romantico, un floreale, delicato, mh, ho sentito dire che è un profumo che sa molto di fresco e di pulito, e lei ha preso eh, questo set che prevedeva il profumo... Eh, allora, questo è uno dei toilette ed de, è eh, una boccetta da 50 ml. Poi, eh, questa che è la lozione per il corpo ed è una confezione da 150 ml. Insomma, sono tutte di questo formato. E poi il deodorante roll on. E questo set praticamente, se non sbaglio, stava a 11,90 euro. Comunque, molto, molto, molto conveniente. Non ve lo apro, non vi faccio vedere la boccettina perché, insomma, non è mio e non è carino. E poi ha preso un altro set, ehm, il Soft Mask. Questo mi pare che mm, l'intero set era 10,99 euro. E quindi ha preso l'Eau de Toilette da 50 ml. Questo lo avevo preso pure io, quindi vi ho già fatto vedere la, la boccettina. E poi il talco scintillante, questo ce l'ho pure io, è carinissimo, profumatissimo e ha questo effetto leggermente sbrilluccoso sulla pelle, molto molto carino come com effetto. E poi anche in questo caso il Deo Rollon e per 10 euro io credo che questa insomma sia stata veramente un'offerta eh, molto molto interessante adesso passiamo a vedere invece i prodotti che ho scelto io allora primo fra tutti ero curiosissima di acquistare uno di questi bagnoschiuma questo è un flacone da 500 ml ed è eh, fa parte appunto della cocktail collection i bagnoschiuma sono i bubble bat e questo è eh, al raspberry e cassis il prezzo di questo sinceramente ragazze non me lo ricordo ma stiamo intorno a quei 3 euro 3,99 euro questo è ancora chiuso quindi lo vado ad aprire insieme a voi e lo annuso insieme a voi ovviamente ragazze siccome io le profumazioni non le conosco tutte se voi avete già preso altre confezioni di questi bagnoschiuma eh, consigliatemi magari una profumazione che, è, che vi è piaciuta così io la prossima volta la inserisco nell'ordine Oddio, super super fruttato. Buonissimo, buono, mi piace, mi piace. Però la prossima volta voglio prendere qualcosa di più di, di più caldo, di più cremoso proprio un po' più per questa stagione. Ho visto che c'è anche una versione vaniglia e caramello. Sono molto incuriosita. Fatemi sapere se voi l'avete provata. Comunque, ottimo prodotto anche questo, poi cosa ho preso? Cosa ho preso. Ho preso questo prodotto della linea Advanced Technique per i capelli ed è uno spray bifasico, un trattamento duo spray bifasico al um, Supreme Oils. Questo praticamente è il trattamento eh, Nutri 5 Complex. Ci sono 5 oli eh, attivi all'interno ed è un prodotto che serve a ristrutturare, riparare e nutrire i capelli secchi, i capelli sfibrati. O comunque quei capelli che tendono a rovinarsi sulle punte perché magari facciamo dei trattamenti un po' più aggressivi, decolorazioni e così via. E, ed è un prodotto che, essendo appunto oleoso, va eh, utilizzato sui capelli umidi. Quindi curiosissima insomma di provarlo. Poi, poi, cosa vi faccio vedere? Ho preso questo prodotto. Eh, Mi incuriosiva il discorso dell'utilizzo su eh, mani, piedi, talloni screpolati, gomiti. E ho preso quindi questa crema della linea Avon Planet Spa, eh, Bliss, Blissful Nude Shining. Questa è eh, una crema per, eh, come vi dicevo, per crema, mani, eh, piedi, gomiti e così via, talloni screpolati al burro di Karité. Sappiamo tutte quanto sia efficace il burro di karité eh, sulle parti proprio più secche del nostro corpo e quindi per andare a eh, nutrire, donare nuovamente idratazione, cercare di eliminare quell'aspetto eh, secco e fastidiosissimo di queste parti, è proprio tipico di queste parti, quindi talloni, gomiti eh, e così via. Quindi la proverò, voglio sentire il profumo. Oddio. Sa di tipo nocciole tostate, molto molto buona la profumazione. Quindi il prodotto è questo. Ovviamente, io poi vi scrivo proprio nello specifico nell'info box tutti i nomi di questi prodotti. Allora, poi che cosa ho preso? Ho preso un prodotto che. <ride> Insomma, per molte di voi potrebbe sembrare una cosa poco fine, poco elegante, però mi aveva molto incuriosito, devo dire, eh, visto sul catalogo. In realtà mi aspettavo una cosa un po' più ridimensionata, più piccola, comunque adesso ve la faccio vedere. Si presenta appunto con questa scatolina qui. Chissà cosa sarà. Adesso vediamo insieme. Pagata 7,99. In realtà mi sono persa la prima versione che era quella a forma di rossetto, che secondo me era molto, molto più carina. Mi pare che fosse a forma di rossetto, sì. Allora, questo è <ride> un caricabatterie praticamente eh, che riproduce eh, la boccettina del Faraway. Vedete? Qui si inserisce il cavetto del, del telefono. Ed è un caricabatteria, insomma, da borsa. C'è anche, vedete, il cavetto. Questo qui. Ed è un caricabatteria, appunto, da portare in giro. Lo si ricarica in casa e poi si porta in giro così se il telefono si scarica, vabbè, queste cose quelle, sapete. Eh, insomma, si può utilizzarlo. Però, insomma, è una cosa carina, secondo me. una cosa diversa, giusto per avere un caricabatteria un po' così. Un po' diverso, un po' più originale. Questo l'ho pagato 7 euro e... O 7,99? Devo uh, vedere appunto che autonomia ha, se funziona, insomma, vedrò. Poi ho preso due uh, set. Adesso ve li faccio vedere. Allora, uno è questo. Guardate che carina la confezione. Queste sono delle ottime idee regalo secondo me per, uh, per Natale. E qui dentro c'è un trio di anelli che non mi ricordo assolutamente quanto ho pagato, quindi magari le cose di cui non mi ricordo i prezzi ve li faccio passare in sovraimpressione. Allora, questo io l'ho già aperto perché volevo verificare la taglia ed effettivamente ho sbagliato perché sono grandi, non so perché. Ho utilizzato la rotellina che loro danno con i cerchietti per la misurazione della, prendere la misura del, delle dita, però mi sa che ho sbagliato perché queste in realtà sono grandi. Allora, è un trio di anelli, sono tre anellini, e spero che riusciate a vedere bene e sono uno in color oro rosa, che è questo qui con un cuoricino. Poi uno in color argento con il quadrifoglio. Sono molto molto carini. Sono placcati in argento. E poi c'è questo in oro giallo con la mano di Fatima, che è troppo troppo carino, mi piace un sacco. E l'unico problema ragazze è che mi stanno grandi, non capisco perché. Avevo preso la misura sul medio, però praticamente è grande, quindi mi scivola, adesso ve lo faccio vedere. Però li indosserò lo stesso che devo fare. Oddio, ieri mi stavano più larghi, oggi evidentemente ho le dita più gonfie. Vedete quanto è carino con tutti questi ciondolini? Possiamo utilizzarli da soli, magari su tre dita oppure tutte e tre insieme come erano eh, mostrati sul, sul catalogo. Troppo troppo carino. Diciamo che oggi mi stanno meno larghi, devo dire la verità. Boh, intanto li lascio su, li tengo su e probabilmente oggi ho le dita più gonfie <ride> e quindi mi stanno bene. Comunque è molto, molto carino l'effetto sulla mano. Poi, cos'altro ho preso? Ho preso un altro set. Che adesso vi faccio vedere. Mi è arrivato così. Allora, perché mi era stato detto. Non mi ricordo da chi. Prova anche la, la bigiotteria. Mi, mi è stato detto di Avon perché è molto, molto carina. Allora, ho preso questo set. Eh, mi pare di averlo preso sui 7,99 euro. Che prevede. Allora, due collane che possono essere utilizzate sia separatamente, se non sbaglio, che insieme, una più corta e una più lunga. Questa è quella più lunga, vedete? C'è questa luna e questa stellina con gli strass e poi c'è questa che ha una sola stellina eh, con al centro tutti gli strassini. E poi abbiamo in abbinamento gli orecchini, abbiamo le stelle, la mezzaluna e poi questi, questi punti luce. Io li trovo molto molto carini, soprattutto sono veramente molto molto economici come prodotti, e secondo me sono anche delle ottime idee. A regalo. Speriamo che non mi facciano allergia, perché sul sito non dice nulla rispetto, diciamo, al nickel e così via, quindi speriamo che non mi facciano allergia, Dopodiché ho preso un profumo. Ero molto, molto incuriosita da questo profumo. Ne ho sentito parlare tantissimo. Sono andata a leggere anche qualche recensione. Eh, ci sono delle recensioni positive, recensioni abbastanza negative, perché è un profumo che è stato creato da Kenzo. E, e quindi tanti nutrivano delle aspettative incredibili, compresa me. Allora, io questo l'ho aperto perché in realtà c'era tutto il cellophane. Ero troppo curiosa e quindi l'ho voluto provare subito. Sto parlando di avon life. C'era un'offerta dedicata alle presentatrici. Eh, con l'acquisto, forse di qualche altro prodotto, avrei acquistato questo profumo che è appunto uno dei Parfum in un formato da 50 ml a 10 euro. È assolutamente molto conveniente perché questo a prezzo pieno insomma costicchia. Allora, la boccettina ragazze è un capolavoro, è troppo troppo carina, eh, super chic, super elegante, ma allo stesso tempo insomma nulla di eh, eccessivo, comunque rimane una cosa molto elegante e molto sobria eh, Io ho preso questo profumo innanzitutto perché, eh, insomma, Kenzo è eh, una marca e una garanzia e, e perché ha all'interno delle note di violetta che mi incuriosivano molto? Questo è un profumo che ha un esordio agrumato, um, un cuore floreale: troviamo appunto la violetta e l'iris, se non ricordo male. E, um, e eh, delle note di tè che io non amo particolarmente. Allora, io questo l'ho già spruzzato perché ero troppo curiosa. E non lo so, non lo so, la mia opinione in questo momento è un po' un N, nel senso che non l'ho capito questo profumo. Um, ha all'interno anche delle note acquatiche che io in realtà non percepisco assolutamente. Quello che percepisco è questa nota di tè. Te... Che si sente tantissimo, in realtà io non sono un amante del tè eh, nei profumi. Quindi è un profumo che devo ancora capire, vi saprò dire più avanti utilizzandolo e vi saprò dire se effettivamente mi ha conquistato o se per me è un flop. Voi sapete che io amo i profumi di Avon, però o, o mi conquistano al primo spruzzo o difficilmente poi mi lascio conquistare in seguito. L'unica cosa che posso dire: innanzitutto è che è un profumo con una forza incredibile, è un profumo bello eccessivo, è eh, molto pulento. Un profumo sontuoso e che ha anche un'ottima persistenza. Riguardo la fragranza, la devo studiare ancora un po', insomma, così al primo spruzzo eh, non, non mi è bastato, insomma, per farmi un'idea dunque questi sono eh, tutti i prodotti che ho eh, acquistato in campagna 10 ho saltato la campagna 9 perché ero in vacanza comunque non, non ero ispirata da nulla ho visto delle cose molto interessanti per quanto riguarda le prossime campagne insomma io vi tengo sempre aggiornate comunque perché come vedete faccio il video di spacchettamento insieme a voi mi raccomando come sempre quando faccio i video di spacchettamento prodotti prodotti avon di eh, lasciarmi se vi va ovviamente eh, sotto qualche Commento in cui mi consigliate i vostri prodotti insomma, preferiti eh, di Avon e soprattutto, appunto, il bagnoschiuma. Quale profumazione mi consigliate? Io vi ringrazio come sempre, vi mando tanti tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao.